lo sguardo attento che si fa sofferente mentre gli si parla della carne di Cristo, quando le testimonianze scivolano sui senza patria e i resoconti sulle file infinite di disperati in fila per un pezzo di pane o un posto su un gommone. Questo velo di dolore hanno scorto i vescovi di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia e Sahara Occidentale negli occhi di Papa Francesco quando lo scorso 2 marzo si sono riuniti attorno a lui in Vaticano per la visita ad Limina. Voi siete una periferia del mondo, ha detto il pontefice ai presuli, e attraverso di voi il volto di Cristo arriva alla gente che vive in questa periferia. Monsignor Ilario Antoniazzi, arcivescovo di Tunisi, è uno dei protagonisti della missione della Chiesa in Nord Africa, dove è vietato parlare apertamente del Vangelo e dove annunciarlo lascia allora una sola possibilità. La domanda è questa: come presentare Cristo a loro? Se non possiamo con le parole, vi è una testimonianza che è molto più difficile, ma più bella e più sincera, quella della nostra vita. Noi mostriamo loro chi è il Cristo amore tramite il nostro amore, chi è il Cristo sofferente tramite la nostra sofferenza, chi è il Cristo che aiuta i poveri tramite il nostro lavoro con i poveri. Ed è impressionante vedere dei tunisini che rimangono dopo musulmani, ma dicono: voi cristiani avete un qualcosa in più che noi non abbiamo. E magari così parlando con loro diciamo: non è un qualcosa, è un qualcuno in più che abbiamo noi, e si chiama Gesù. Il dramma recente della Libia, terra di conquista del cosiddetto Stato Islamico, ha occupato buona parte del discorso di Papa Francesco con i presuli dell'area nordafricana. Tanto più che l'arcivescovo di Tripoli, Giovanni Martinelli, ha preferito disertare l'udienza in Vaticano per restare al suo posto, suscitando ammirazione e gratitudine nel pontefice. La Libia vive una situazione veramente drammatica. Basta pensare che un vescovo è stato cacciato e la sua chiesa è diventata un deposito d'armi, il vescovo di Bengasi, e lui si trova in un ospedale, ha una stanza di ospedale, vive là con un sacerdote. Quasi tutti i religiosi sono partiti, fuorché le suore di Madre Teresa. Ci sono centinaia di cristiani, e soprattutto filippini, o meglio filippine, che sono infermieri e infermiere che lavorano negli ospedali a servizio dei tunisini. Il vescovo Martinelli ha detto chiaramente: finché c'è un cristiano io non lascerò la Libia, anche se è ammalato. Ed è stato richiamato dal suo superiore in patria, ha detto: no, io vivo in Libia e finché ci sono cristiani non li lascio. È stato veramente un esempio eroico che fa onore alla Chiesa di oggi. Tra le pagine scritte col sangue dalle primavere arabe in Nord Africa, una delle meno cruente si è consumata proprio in Tunisia. La rivoluzione dei gelsomini, che ha portato alla caduta di Ben Ali, ha visto, racconta Monsignor Antoniazzi, la nascita di un nuovo governo e di una nuova costituzione attraverso un processo che ha mostrato la faccia migliore della democrazia. Basta pensare quanti europei sono scappati prima delle elezioni perché pensavano che i fratelli musulmani che erano al potere avrebbero fatto, non so, la rivoluzione che è stata fatta in Egitto. E invece quanto è stato bello che il presidente del Nahda, che è il partito dei fratelli musulmani, quando ha visto che il suo partito perdeva, è andato a fare gli auguri, congratularsi con il nuovo vincitore. E questo ha messo tranquillità e pace in tutta la Tunisia.